Novità in vista per la viabilità di Marina di Pietrasanta, a partire dagli attraversamenti pedonali intelligenti. È in corso sul lungomare l'installazione di 5 sistemi automatici di sicurezza a tutela dei pedoni. L'obiettivo è quello di garantire la piena visibilità dell'attraversamento, specialmente nelle ore serali e notturne. Il nuovo sistema rileva i pedoni, li illumina e ne segnala la presenza agli automobilisti. È inoltre anche dotato di pulsanti che il pedone può utilizzare per mettere in funzione tutto il sistema di segnalazioni. Sempre sul lungomare, in via Versilia, è stato installato l'atteso portale sul lato Viareggio della via commerciale di Tonfano, speculare a quello presente tra piazza 24 Maggio e via Cairoli. Il portale, così come gli arredi urbani, parte dei quali già installati come i cestini e le rastrelliere per le biciclette, sono stati finanziati attraverso uno specifico bando della Regione Toscana sulla rigenerazione urbana a cui il Comune di Pietrasanta aveva partecipato. Un'altra novità riguarda l'istituzione della zona traffico limitato già deliberata dalla Giunta Municipale. L'accesso e l'uscita da via Versilia sarà regolamentato da varchi elettronici e videocontrollato sul modello del centro storico e di Focette. Modalità e tempi di attivazione, e quindi le fasce orarie, fa sapere l'amministrazione comunale, saranno concertate con i commercianti e con i residenti.